Io sono Serena Gallier e sono un'editrice per Microbiologia Italia ormai da quasi 3 anni. E effettivamente sì, Microbiologia Italia è una pagina di divulgazione scientifica ed è nata con l'idea di creare un vero e proprio database di articoli scientifici da poter consultare. In maniera totalmente libera. Attualmente abbiamo una media di circa 200.000 letture al mese, quindi siamo davvero orgogliosi, io orgogliosa oggi di rappresentare Microbiologia Italia in questo seminario. Ci tenevo a far presente che da poco abbiamo ricevuto il bollino verde di Associazione Culturale, quindi sicuramente un altro passo avanti per farci sentire ancora di più nel mondo della divulgazione, e il nostro obiettivo è quello di continuare a divulgare la scienza. Siamo tutti studenti, ricercatori e dottorandi appassionati per la scienza e per la comunicazione. Quindi qualsiasi modalità di comunicazione è benvenuta. Quindi, insomma, partiamo con la presentazione. Provo a condividere lo schermo con voi. Vediamo un po'. Sì, penso che dovreste vederlo. Sì, si vede. Sì, perfetto. Ecco, come vi dicevo, appunto, io mi occupo per passione di scrivere articoli di divulgazione scientifica, ma in realtà sono una dottoranda in nutrizione e metabolismo. E sto svolgendo un dottorato di ricerca, il cui principale tema è proprio lo studio del microbiota intestinale e la sua relazione con l'alimentazione e sindromi metaboliche. Quindi, insomma, oggi l'obiettivo di questo seminario è quello di sederci letteralmente o virtualmente a tavola con il microbiota intestinale e effettivamente vedere quello che la scienza insomma, ci mette a disposizione al giorno d'oggi riguardo appunto le conoscenze acquisite sul microbiota intestinale. È opportuno, anche se immagino che molti di voi già abbiano sufficientemente conoscenza al riguardo, fare un'introduzione sul microbiota umano. E vediamo se passa alla successiva slide. Qui. Il microbiota umano che cos'è? Ovviamente siamo arrivati ad un punto in cui è inimmaginabile pensare all'organismo umano come isolato dal mondo circostante. Insomma, non solo il corpo umano interagisce con l'ambiente circostante, ma lo fa anche attraverso quello che è il microbiota umano, cioè una massa di microrganismi che vivono in simbiosi con il nostro corpo e che si sono, diciamo, evoluti allo stesso tempo con le nostre funzioni metaboliche e svolgono un ruolo che è molto importante in condizioni di salute e malattia. Basti pensare che stiamo parlando di una massa di circa 100 trilioni di microbi commensali, quindi che vivono in simbiosi con noi, ma che comprendono a loro volta anche microrganismi
con funzione competitiva nei confronti appunto delle nostre funzioni metaboliche. Si tratta di microrganismi che vedono come maggiori rappresentanti i batteri, ma non solo, perché ad esempio è importante riconoscere la presenza di una proporzione del 5 a 1 di virus rispetto a batteri nel microbiota intestinale. Allo stesso tempo dobbiamo dobbiamo sapere che in questa massa di microrganismi sono compresi anche funghi, lieviti e anche forme parassitarie. Insomma, una comunità estremamente variopinta che ad esempio in un rapporto di 1,3 rispetto alle cellule umane. E la cosa diciamo più sorprendente dal punto di vista scientifico in assoluto è la riserva genomica che questo microbiota rappresenta per quanto riguarda le nostre funzioni metaboliche. Infatti parliamo di una proporzione di 150 a 1 dei geni di origine microbica rispetto ai geni umani. Evidente che in presenza di una quantità tale di informazione disponibile, il numero di ricerche scientifiche, di risultati che diciamo, si possono ottenere in seguito appunto a studi di associazione dell'ecosistema microbiano rispetto alle patologie umane è appunto estremamente elevato. Infatti, se noi provassimo, se voi oggi provaste a cercare su Google la parola microbioma, probabilmente questa è l'immagine che rappresenterebbe in maniera abbastanza chiara il tipo di informazione alla quale siamo in certo modo soggetti e bombardati nel nostro quotidiano. Perché? Perché effettivamente c'è una quantità innumerevole esiste una quantità innumerevole di ricerche scientifiche, di risultati scientifici che hanno dimostrato un ruolo chiave, un ruolo importante della composizione del microbiota intestinale in praticamente quasi tutte le malattie che possiamo immaginare. Ora, tra le associazioni che sono state identificate, che noi stessi, ad esempio, come Microbiologia Italia, spesso riportiamo come appunto notizie scientifiche, bisogna anche differenziare il tipo di diciamo di fruibilità che questa informazione ci può dare. Perché lo dico? Perché molto spesso questo tipo di informazione derivante da uno studio scientifico osservazionale viene tradotta direttamente nella frase insomma, da marketing abbiamo trovato diciamo l'antidoto per qualsiasi tipo di condizione patologica. Ecco, in realtà siamo ben lontani dall'aver trovato la cura miracolosa. E quindi è importante vedere esattamente cosa dice la scienza, però per farlo
E dobbiamo un attimo vedere cos'è, insomma, su cosa si è basata la ricerca sul microbiota intestinale nel tempo. E la ricerca sul microbiota in realtà è una ricerca molto giovane. E partiamo, insomma, risale al primo decennio degli anni 90-2000, in cui basicamente c'è stata l'introduzione rivoluzionaria della Next Generation Sequencing, cioè una tecnica di sequenziamento genico che ci ha permesso di ottenere l'informazione diciamo genomica da parte l'informazione genomica di campioni biologici o ambientali in maniera assolutamente molto più rapida e economica rispetto alle precedenti tecniche analitiche. A partire da questo evento, ovviamente, poi si sono sviluppate tutta una serie di tecniche innovative di analisi che hanno aperto il campo anche per la ricerca sul microbiota intestinale. Quindi, ad esempio, si è stabilita la tecnica del cosiddetto 16S RNA sequencing, che è la tecnica, diciamo, principale ancora al giorno d'oggi, che viene utilizzata per ottenere in maniera rapida ed economica una informazione filogenetica riguardo la composizione microbiotica di un determinato campione biologico o ambientale. Un campione biologico quale potrebbe essere appunto le feci, che sono attualmente il campione maggiormente rappresentativo della composizione del microbiota intestinale, o anche campioni ambientali in cui per esempio si studia l'ecosistema microbiotico del suolo e delle acque di ambienti estremi. Grazie all'implementazione di queste tecniche, ovviamente arriviamo nel primo decennio del 2000-2010 ai primi studi in cui effettivamente si iniziano a identificare delle associazioni tra la composizione del microbiota intestinale e alcune patologie croniche, prevalentemente metaboliche, la prima delle quali l'obesità. Abbiamo già sentito, insomma, dai relatori precedenti l'importanza dell'obesità come una condizione metabolica che predispone all'insorgenza, insomma, di una serie di comorbidità e sindromi strettamente associate. Quindi, effettivamente, nell'ambito della ricerca della microbiota intestinale iniziamo ad introdurre il concetto di disbiosi intestinale. Gli anni passano, le tecnologie si evolvono e iniziamo ad utilizzare, ad esempio, dei nuovi modelli di studio in vitro, come ad esempio gli organoidi che ci permettono di ricostruire, per esempio, un intestino in 3D in vitro, in maniera tale da poter studiare in maniera più accessibile quello che succede a livello tessutale, a livello appunto della colonizzazione del microbiota in vitro.
e allo stesso tempo iniziamo a migliorare le tecniche di coltivazione dei microrganismi in maniera tale che alcuni microrganismi che abbiamo individuato grazie alle tecniche di sequenziamento genico possono essere anche coltivate. Perché dico questo? Perché attualmente uno dei problemi principali di quest'ambito di ricerca è quello che è rappresentato dall'impossibilità di riprodurre in vitro le osservazioni che noi riusciamo a fare grazie a tecniche di sequenziamento genico e analisi bioinformatiche, proprio perché alcuni microrganismi non sono facilmente coltivabili. Allo stesso tempo abbiamo migliorato le tecniche di analisi bioinformatica proprio per lo studio del tipo di dati ottenuti dal sequenziamento genico. Nel 2010 risale, ad esempio, la costruzione di un software libero, che si chiama il CHIME, che stabilisce insomma delle piattaforme di analisi di informatica, se vogliamo, universali per l'analisi appunto di questi dati, dei dati appunto e della composizione del microbiota intestinale. Perché è importante questo? Perché iniziamo ad avere dei metodi analitici che sono normalizzati e standard per tutti i gruppi di ricerca che lavorano appunto a livello internazionale. Arriviamo quindi al nostro decennio, al 2010-2020. Che cosa succede? Beh, miglioriamo ancora le tecniche analitiche. E ad esempio introduciamo la tecnica della microfluidica nella microbiologia, cioè la capacità di riprodurre un intestino in un chip, in un microchip. E l'effettiva applicazione di questi metodi di sperimentali di analisi significa che, per esempio, andiamo a non solo riprodurre quello che abbiamo osservato nell'uomo, ma anche a creare uno strumento che ancora una volta è riproducibile ed utilizzabile nei diversi gruppi di ricerca. Iniziamo quindi a parlare del ruolo del microbiota come modulatore di diverse diciamo, condizioni fisiologiche o patologiche. Quindi introduciamo il concetto di prebiotici, cioè abbiamo visto prima degli alimenti che in qualche modo possono nutrire il microbiota intestinale e andare a diciamo, ad agire nei confronti di quella disbiosi intestinale che abbiamo scoperto già nei primi anni 2000. Ad oggi cosa parliamo? Ad oggi parliamo della possibilità di applicare le conoscenze che abbiamo acquisito durante questi anni, grazie all'implementazione e alla convergenza di una serie di diverse discipline, che in gergo chiamiamo discipline omiche, cioè la possibilità di andare oltre il chi c'è lì, cioè la composizione del microbiota intestinale, e andare a vedere per esempio i prodotti metabolici che sono di origine microbiotica e che svolgono un ruolo
fondamentale diverse vie metaboliche dell'ospite. Quindi l'integrazione della metabolomica alla, se vogliamo, metagenomica o alla tassonomica, e insieme alle discipline come la trascrittomica, la proteomica e la genomica, cioè quelle discipline che ci permettono di conoscere diciamo, l'informazione genetica e proteica dell'ospite, quindi in certo modo ottenere alla fine quella che è l'applicazione pratica dell'importanza del microbiota intestinale nella salute umana. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di tempo e abbiamo bisogno essenzialmente di una nuova visione della ricerca sul microbiota intestinale, una ricerca che possa, diciamo, combinare e essere caratterizzata allo stesso tempo da diverse discipline, diverse forme di sperimentare. Quindi, quello su cui diciamo, la ricerca ora sta diciamo, premendo molto è proprio l'integrazione di non solo scienze omiche al sequenziamento del 16S o della metagenomica, ma anche alla possibilità di riportare in vitro tutte quelle associazioni, quelle osservazioni che noi abbiamo fatto fino ad adesso e in popolazioni umane o talvolta in modelli animali. Quindi la cooperazione di queste tre scale, umano, in vivo e in vitro, è fondamentale per arrivare, a poter identificare, diciamo, un determinato, ceppo batterico, un determinato insieme di microrganismi come responsabili di una determinata patologia o funzione metabolica. Ovviamente non dobbiamo tralasciare anche l'eredità che fino ad adesso ci ha lasciato la tecnica, un po' la disciplina del microbiome mining, cioè la capacità di utilizzare, così come è stato fatto fino ad adesso, dei metodi di analisi bioinformatica in grado, basati essenzialmente sul meccanismo del machine learning, in grado di effettuare dei calcoli di predizione che ci permettano in primis di identificare delle specie batteriche, per esempio, che andranno successivamente studiate attraverso modelli in vitro e attraverso l'integrazione di scienze omiche. Perché è importante l'integrazione di queste scienze? Dove vogliamo arrivare? Noi vogliamo la speranza della nutrizione attuale è quella di muoverci oltre
la correlazione per arrivare ad una nutrizione di precisione, in particolare per quanto riguarda la ricerca sul microbiota intestinale allo sviluppo di dei cosiddetti probiotici di precisione, i probiotici che in gergo chiamiamo probiotici di seconda generazione, che, la cui identificazione si basa su diciamo dei metodi sperimentali totalmente diciamo nuovi o rivoluzionari rispetto a quelli che sono stati adottati fino ad adesso. In questa immagine che è in inglese, mi dispiace, però penso che insomma non ci siano problemi per voi, e potete osservare che in alto è rappresentato in maniera schematica l'approccio classico di identificazione dei probiotici, cioè quello che è stato applicato fino ad adesso e che si basa essenzialmente sull'osservazione di popolazioni umane, tendenzialmente sane, e, quindi l'osservazione della composizione intestinale e eventualmente l'identificazione attraverso, diciamo, osservazioni di osservazioni che confrontino popolazioni sane con popolazioni diciamo caratterizzate da una specifica patologia, quindi a partire da questo confronto identificare e isolare un determinato microrganismo, un determinato ceppo batterico potenzialmente indicato come probiotico. Quello che poi insomma, la scienza e la ricerca scientifica ha fatto è stato quello e fa attualmente è quello di testare l'efficacia di questi ceppi batterici in degli studi sperimentali condotti appunto nell'uomo in maniera tale da poter ipotizzare un meccanismo d'azione. Scusate. E, mentre il secondo approccio, che è quello che deriva dall'integrazione di tutte quelle discipline che abbiamo visto nella slide precedente, è un approccio che non parte dallo studio osservazionale effettuato su popolazioni a larga scala, ma parte dei dati che noi abbiamo ottenuto in base a tutti gli studi e le osservazioni che sono state condotte fino ad adesso. E quindi da un, è un, diciamo, un approccio che identifica candidati, dei possibili candidati basati su precedenti ricerche in silico e effettua degli studi in vitro che permettano di identificare in qualche modo e di testare il meccanismo molecolare o la funzione metabolica desiderata. Quindi faccio un esempio, se il nostro obiettivo è quello di identificare un ceppo batterico che abbia una particolare funzione molecolare, come potrebbe essere quella di abbassare i livelli di insulina agendo direttamente a livello di un particolare meccanismo molecolare, noi partiamo in questo caso dal meccanismo molecolare, dalla via metabolica su cui vogliamo agire e andiamo a vedere quale ceppo batterico, in base alle informazioni disponibili che abbiamo fino ad adesso, si adatta di più o meglio a queste condizioni. Per poi,
Quindi effettuare una sorta di pre-screening che ci permetta di identificare quei potenziali probiotici che finalmente verranno testati nell'uomo. Per fare questo però ovviamente abbiamo bisogno di, per arrivare a questo punto abbiamo bisogno di informazioni, abbiamo bisogno di soprattutto uniformare il metodo di ricerca e di analisi bioinformatica a livello internazionale. E questo è un fattore importante che spesso viene tralasciato e di cui spesso appunto non si parla. Però è secondo me importante se vogliamo fare un passo indietro in quella che è l'evoluzione della ricerca bioinformatica e diciamo biomedica e vedere effettivamente quali e in che modo i fattori diciamo ambientali possano influenzare la composizione del microbiota intestinale. Perché questo è importante? Perché quando noi facciamo degli studi di osservazione, di associazione tra la composizione del microbiota intestinale e una determinata patologia, è importante anche sapere quali sono quelle che noi chiamiamo covariabili, quelle variabili che vanno a influenzare il mio risultato finale, in maniera tale da non generare un effetto di confusione dei risultati che poi otteniamo. E questo studio, questo grafico che vi presento in questa slide, appartiene ad un articolo che è stato pubblicato nel 2019, l'anno scorso, e tra il 2019 e il 2020 in realtà, da uno dei gruppi, diciamo, più esperti nell'ambito della ricerca sul microbiota intestinale, un gruppo belga. E questi ricercatori cosa hanno fatto? Hanno identificato una serie di tutti quei fattori ambientali che nella popolazione fiamminga, in una particolare popolazione di soggetti sani, potessero in qualche modo influenzare i dati disponibili riguardo la composizione del microbiota intestinale. Quindi essenzialmente questi ricercatori, basandosi su i dati informatici a disposizione e attraverso l'utilizzo di modelli e matematici di predizione del comportamento della composizione del microbiota intestinale, permettessero appunto di identificare quelle variabili più diciamo importanti, il cui è, diciamo la cui rilevanza avesse diciamo un peso rilevante per quanto riguarda la composizione del microbiota intestinale. Questo nell'immagine a sinistra, in questo grafico a barre, sono rappresentati i 10 fattori più con impatto più rilevante per quanto riguarda la composizione del microbiota intestinale. Effettivamente ci sono dei fattori che noi scienziati, insomma, sicuramente già prendevamo in considerazione, come ad esempio l'età, il sesso, ma anche in maniera molto specifica, per esempio, il consumo di frutta o, per esempio, la preferenza del tipo di pane.
nella dieta quotidiana. E ovviamente fattori importantissimi riguardano i trattamenti antibiotici. È evidente che se io faccio, se io seguo dei trattamenti antibiotici, questo influenza anche la composizione del microbiota intestinale, quindi devo tener conto nel momento in cui faccio uno studio e faccio delle osservazioni. E la cosa però più importante, potete vedere qui, il fattore più rilevante per quanto riguarda la composizione del microbiota intestinale è quella che noi in gergo definiamo il Bristol Stool Score, che è una scala di riferimento per riferirci alla consistenza delle feci. È evidente che se io ho una consistenza delle feci molle, questo va a influenzare in maniera drastica i risultati che poi io ottengo riguardo la composizione del microbiota intestinale, quindi l'abbondanza di ciascun taxa che io sono in grado di quantificare. Perché? Perché è evidente che delle feci molli hanno una concentrazione batterica molto più ridotta rispetto a feci di consistenza dura. E questo è importante anche nel momento in cui io poi devo effettuare una caratterizzazione del microbiota intestinale per enterotipi, cioè per tipologie ricorrenti di microbiota intestinale. E tenere presente, tenere in considerazione i fattori ambientali che influenzano la composizione del microbiota intestinale è molto importante a livello della ricerca scientifica e non solo, anche per quanto riguarda l'interpretazione dei risultati che poi la scienza ci offre. E un caso, diciamo, esemplare, tipico, è quello di Akkermansia mucinifila. Non so se voi la conoscete. Akkermansia mucinifila è stata scoperta per la prima volta isolata e coltivata nel 2004 da un ricercatore olandese. Il quale, insieme ad altri gruppi di ricerca, aveva osservato appunto il ruolo probiotico di questo batterio. E effettivamente, Akkermansia mucinifila è stata costantemente osservata. Costantemente associata ad un ruolo protettore e benefico nei confronti dell'obesità. Quindi sia in popolazioni umane sia in studi condotti in modelli animali si osservava come ad esempio un aumento del consumo di fibra alimentare tanto in modelli animali come nell'uomo, e una fibra alimentare che, come abbiamo già osservato nei seminari precedenti, offre un ruolo, diciamo, protettore, no? Nei confronti dell'obesità e della composizione ed equilibrio del microbiota intestinale. L'aumento appunto del consumo di questa fibra era direttamente associato ad una maggiore abbondanza di questo batterio che appunto ha effettivamente un ruolo chiave appunto nel
promuovere diciamo quei meccanismi di antinfiammatori che in qualche modo a livello intestinale vanno a ripristinare quella perdita di equilibrio metabolico di cui abbiamo appunto vi hanno già parlato anche i relatori nei precedenti seminari. E la cosa però curiosa, la curiosità di Yakkermansia mucinifila è stata che, ad esempio, inizialmente i primi studi condotti nelle popolazioni di soggetti con diabete di tipo 2, stranamente andavano, diciamo, in controcorrente rispetto a quelli ottenuti nella popolazione obesa, nel senso che mentre in popolazioni obese questo batterio si ritrovava costantemente ridotto, nella popolazione diabetica questo batterio aumentava. E solo studi diciamo posteriori hanno confermato che in realtà questo comportamento era dovuto ad un effetto, diciamo, all'effetto confusorio della metformina, che è uno dei più utilizzati, uno delle, diciamo, dei farmaci più utilizzati nel trattamento del diabete di tipo 2, e che andava a influenzare anche la composizione del microbiota e determinava un aumento della Yakkermansia mucinifila. È evidente che quindi la considerazione di una serie di fattori che vanno appunto dall'influenza dei fattori esterni, ma anche appunto dai meccanismi biologici e molecolari tipici e specifici delle singole patologie, questo è fondamentale per poter arrivare poi a delle conclusioni che potranno essere, diciamo, applicate, se vogliamo, anche nel mondo poi del mercato, insomma. E appunto abbiamo già detto, effettivamente l'analisi della consistenza delle feci nel mondo della ricerca sul microbiota intestinale deve essere appunto una chiave, perché la rilevanza che questo fattore ha nei risultati che poi noi otteniamo riguardo alla composizione del microbiota intestinale è chiave. E il tempo di transito nel sistema, nell'apparato digerente, nell'intestino, è in qualche modo sicuramente è rappresentato dalla consistenza delle feci, ed è allo stesso modo una rappresentazione anche della evoluzione dell'ecosistema della microbiota nel transito all'interno dell'intestino. E evidentemente nel momento in cui il bolo entra all'interno dell'intestino subisce una serie di modifiche metaboliche che influenzano evidentemente anche la composizione del microbiota intestinale. E cosa facciamo per poter
tenere in considerazione questo fattore. Beh, un metodo che è stato recentemente proposto dai ricercatori è quello di condurre uno studio quantitativo, di ottenere un profilo quantitativo del microbiota insieme al classico studio di tassonomia. Come si fa questo? Applicando la tecnica della citometria di flusso. Quindi una tecnica che ci permette di effettivamente andare a contare le cellule microbiche che sono presenti nel nostro campione finale, in maniera tale da poter passare da una misura relativa, una quantificazione relativa della composizione del microbiota intestinale ad un profilo appunto quantitativo che come potete vedere ad esempio ci cambia fortemente anche la rappresentanza dei vari taxa insomma, che costituiscono il microbiota. Perché queste informazioni sono importanti? Sono importanti per i ricercatori, ma sono importanti anche per qualsiasi tipo di pubblico, perché è importante saper interpretare i risultati che vengono pubblicati, non solo quelli che ci raccontano in molte testate giornalistiche, ma anche quelli che si possono ottenere appunto dal database per eccellenza, no? Che è PubMed. Un altro filone della ricerca sul microbiota intestinale riguarda la possibilità di effettivamente caratterizzare delle tipologie di microbiota intestinale. Al giorno d'oggi dobbiamo aver chiaro un concetto. Al giorno d'oggi, in base alle conoscenze che abbiamo, noi non siamo in grado di definire e caratterizzare, diciamo, il microbiota sano. Non sappiamo al giorno d'oggi quale sia il microbiota sano, non siamo in grado di definire i microrganismi, le specie batteriche, i ceppi batterici che sono universalmente considerati come microbiota sano. Abbiamo a disposizione una serie di evidenze scientifiche e di osservazioni che ci hanno fatto capire meglio il ruolo di alcune famiglie batteriche, per esempio in alcuni tipi di fermentazione, ad esempio nel prediligere una fermentazione di tipo saccarolitico rispetto ad una fermentazione di tipo proteolitico. Ahimè, non siamo il passo successivo di attribuire diciamo, l'etichetta di buono o cattivo a ciascuna famiglia o genere batterico non è possibile. Cos'è possibile invece? È possibile ad esempio, riproporre il concetto di enterotipi nel microbiota intestinale. È un concetto che era stato abbandonato nei primi anni 2000 e che ora, ad esempio, i ricercatori ripropongono. Perché ripropongono? Perché evidentemente abbiamo assimilato una quantità di dati, di informazioni scientifiche tale per la quale siamo in grado descrivere meglio questi enterotipi. E in particolare, qui vi riporto appunto la caratterizzazione
del microbiota intestinale in quattro enterotipi, che è quella, diciamo, più recente che è stata effettuata. Il primo enterotipo è quello ruminococcace R, che, come potete intuire dal nome, è dominato da specie batteriche appartenenti alla famiglia ruminococcace. Per esempio, gli studi osservazionali che sono stati condotti hanno fatto capire che si tratta di un enterotipo prevalente in fecidure, caratterizzato da tassi elevati di batteri con fermentazione proteolitica, dove per fermentazione proteolitica, poi lo vedremo, ci riferiamo alla fermentazione delle proteine, basicamente, e degli amminoacidi. Ed è una popolazione caratterizzata da batteri a lenta crescita. Poi abbiamo l'enterotipo Prevotella, enterotipo P, qui ancora una volta il principale componente è il genere batterico Prevotella. È un enterotipo abbastanza diffuso in popolazioni caratterizzate da diete rurali e basicamente diete a base di vegetali, caratterizzate quindi da feci molle, e stranamente, ad esempio, risulta presente in soggetti con artrite reumatoide. E qui ritorna il concetto del perché non è possibile definire un microbiota sano, perché molte volte delle osservazioni che sono state costantemente effettuate e corroborate in determinate popolazioni sono allo stesso tempo presenti in altre. E quindi generalizzare nell'ambito in qualsiasi ambito, ma soprattutto in un ambito di ricerca così giovane, non è mai sano. Terzo enterotipo è l'enterotipo Bacteroides B1, che è presente nell'80% dei pazienti affetti da sindromi infiammatori intestinali, e questo è un dato curioso. Ad esempio, parliamo di malattia di Crohn o malattie ulcerose, e l'enterotipo Bacteroides B2, che ad esempio è prevalente in popolazioni di soggetti sani che adottano un'alimentazione di tipo occidentale, che sicuramente molti di voi, insomma, di cui sicuramente molti di voi già avranno sentito parlare, cioè la cosiddetta Western diet, una dieta prevalentemente a base di grassi. Quindi la nuova direzione è quella di definire e diciamo caratterizzare il microbiota intestinale suddividendolo in questi enterotipi. Cos'è però che possiamo dire? Ok, il microbiota intestinale sano non lo possiamo definire, però è possibile dire che in una condizione di malattia, di disordini metabolici, siamo in presenza di disbiosi intestinale, cioè una condizione che i relatori precedenti hanno già accennato e che riguarda la perdita di un equilibrio a causa di geni, dieta o farmaci, quindi la perdita dell'equilibrio a livello intestinale che determina la perdita di quelle specie batteriche in grado di produrre quei metaboliti che noi sappiamo sicuramente che svolgono un'azione protettiva nei confronti delle funzionalità metaboliche. I metaboliti per eccellenza sono gli acidi grassi a corta catena, come il propionato e il butirrato, che in condizioni, diciamo, fisiologiche vanno a stimolare, ad esempio, la risposta
una risposta immunitaria, linfociti, il sistema linfocitario a livello dell'intestino, ma vanno anche a influenzare l'omeostasi del glucosio e l'equilibrio della spesa energetica attraverso il loro contributo nella sintesi dei peptidi intestinali, come appunto il peptide PYY e la GLP-1. In condizioni di disbiosi, di perdita di questo equilibrio, ovviamente vengono a mancare questi metaboliti e tutte queste funzioni di protezione tanto del sistema immunitario come appunto della attivazione di vie metaboliche e di controllo dell'equilibrio energetico vengono a mancare e si instaura quella che in gergo viene definita una endotossemia metabolica, cioè una condizione in cui di infiammazione di precoce, in cui per esempio vengono stimolate quelle specie patogene che producono endotossine e incrementano ancor di più quel processo appunto infiammatorio che noi tutti conosciamo come disbiosi intestinale. E il concetto quindi che attualmente abbiamo davanti è quello di un concetto di resilienza del microbiota intestinale. In presenza di uno stress ambientale a livello intestinale, cosa succede? Che c'è una perdita, come abbiamo visto, dell'equilibrio intestinale che produce un'infiammazione precoce. La perdita della diversità microbiana, del microbiota intestinale, quindi determina un cambio catastrofico al quale il nostro organismo può reagire in due modi: o sviluppando una patologia cronica come appunto l'obesità, o ripristinando il microbioma e quindi dando luogo ad un fenomeno noto come resilienza, quindi riparazione tissutale ripristino di quell'omeostasi che era andata persa. E veniamo però al dunque: come la dieta influenza il microbiota intestinale? E una serie di studi che ovviamente sono stati condotti sia nell'uomo sia in modelli animali hanno confermato che diete a elevato contenuto di grassi e di zuccheri, le cosiddette diete e stile di vita occidentali o occidentalizzati, sono coinvolte non solo patogenesi, appunto nello sviluppo di patologie croniche quali l'obesità, ma anche di disturbi ansiosi e disordini dell'umore. E in mezzo a questo circolo c'è, come abbiamo visto, la presenza, l'instaurazione di una disbiosi intestinale a livello del microbiota. Un dato che è stato ormai verificato da esperimenti condotti di trasferimento del microbiota, di trapianto del microbiota condotti in modelli murinici. E cosa può come può influenzare, servire, come può la dieta, essere un elemento di aiuto in questo panorama. L'EFSA, che è l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ad esempio, ha definito il ruolo benefico della nutrizione sulla relazione microbiota ospite a livello, ufficiale, solo in due meccanismi, che sono la sintesi della vitamina K
e la fermentazione della fibra alimentaria. Tutte quelle altre, gli altri meccanismi biologici e quelle altre funzioni che attualmente sono oggetto di studio, attualmente appunto rimangono ancora in fase di ricerca. Per andare un po' a capire il ruolo della microbiota nella digestione della fibra alimentaria, manca un T, scusate. E bisogna capire un po' anche il concetto di fibra alimentaria. Prima ne avevamo già parlato, in realtà la fibra alimentaria, in particolare quella con caratteristiche prebiotiche, non è nemmeno considerata un nutriente. Perché? Perché in realtà è un nutriente per il nostro microbiota intestinale, dato che noi non siamo in grado, non siamo caratterizzati da tutto quel macchinario enzimatico in grado di digerire la fibra. Essenzialmente si tratta di polimeri di carboidrati con tre o più unità monomeriche che non sono appunto né digeriti né assorbiti a livello intestinale. E qui avete quella che è una definizione fornita dal Codex Alimentarius del 2008. Essenzialmente parliamo di fibre contenute in frutta, verdura, cereali e tuberi, prevalentemente. E la fibra invece, come dicevamo, alimentaria con una funzione prebiotica, quindi qual è e cosa deve garantire? Beh, deve garantire una diminuzione del tempo di transito intestinale, il che equivale, come abbiamo visto prima, ad un aumento della consistenza fecale, deve ridurre i livelli circolanti di colesterolo totale o colesterolo e o colesterolo LDL, ridurre i livelli di glucosio e o insulina postprandiali. E quali sono quindi finalmente quei composti che possono essere considerati tali? La FDA, la Food and Drug Administration, include tra questi i polisaccaridi non amidacei, tra i quali la cellulosa e l'emicellulosa, gli oligosaccaridi amidacei, tra cui i FOS, i galattooligosaccaridi e l'amido resistente. Quindi sono tutti dei composti che noi facilmente possiamo ritrovare negli alimenti, quali frutta, verdura, tuberi e cereali non decorticati, come abbiamo osservato in precedenza, precedenti seminari. E un altro fattore importante, un'informazione importante, riguarda il fatto che le attuali raccomandazioni nutrizioniste prevedono un consumo diario di 25-30 grammi di fibra alimentaria. Qual è il problema? Che rimanendo in questo range perdiamo, cioè non riusciamo ad ottenere i livelli sufficienti per ottenere dei benefici prebiotici. Quindi effettivamente dovremmo consumare appunto più fibra di quella che normalmente viene inclusa in un determinato patrone di dieta. E qual è però il ruolo della fibra alimentaria? Cos'è che sappiamo riguardo al ruolo della fibra alimentaria nel microbiota intestinale? Quali sono i meccanismi molecolari che vengono a interagire? Questi sono racchiusi in questa immagine derivata da uno studio che, come sempre, vi riporto qui in basso. La fibra, abbiamo detto anche prima, la fibra alimentaria è uno dei principali ingredienti dei batteri per svolgere quella che viene chiamata fermentazione saccarolitica, che prevalentemente porta alla produzione di acidi grassi a corta catena, tra i quali i principali rappresentanti sono butirrato, propionato e acetato.
E come abbiamo visto prima, questi composti vanno ad agire direttamente a livello delle cellule enteriche e su dei recettori che sono coinvolti nella produzione, nella sintesi di molecole che hanno un ruolo fondamentale in quell'equilibrio, nel garantire quell'omeostasi energetica a livello, diciamo, globale dell'organismo. E ovviamente sono anche composti che vanno a interagire direttamente con il sistema immunitario. E che vengono rilasciati direttamente a livello della circolazione sistemica attraverso la vena portale, per poi raggiungere ovviamente tutti gli organi in cui questi metaboliti svolgono un'azione diretta. E allo stesso tempo le proteine possono essere diciamo il substrato della microbiota intestinale, proteine e aminoacidi, che vengono appunto convertite in anche qui acidi grassi a corta catena, ma anche acidi grassi ramificati, tra cui il più famoso è l'isovalerato, ma anche dei composti aromatici e dei neurotrasmettitori che, guarda caso, vanno a interagire proprio in quell'asse intestino-cervello in cui appunto ad esempio il microbiota, grazie al quale appunto il microbiota è stato associato con depressione e stati ansiosi. Una molecola che ad esempio svolge una funzione tossica che deriva dal metabolismo delle proteine è il picresolo. Il picresolo attraverso la vena portale va direttamente a livello del fegato dove svolge una funzione tossica, nel senso che va a modulare dei processi, delle risposte infiammatorie. Insieme a questo metabolito ovviamente ce ne sono miliardi appunto non abbiamo tempo di approfondire e molti altri che sono ancora in attesa di essere scoperti. Andiamo, insomma, per concludere a fare due esempi, no, di osservazioni di dati sperimentali che sono stati ottenuti riguardo l'utilizzo di particolari diete nella composizione del microbiota. È ormai diciamo abbastanza riconosciuto che a livello globale abbiamo ormai adottato uno stile di vita di tipo urbano occidentalizzato che ci ha privato della presenza di molti ceppi batterici che erano tipici di una alimentazione di tipo rurale. Questo è uno studio che è stato pubblicato in una prestigiosa rivista scientifica nel 2018. In questo studio è stata analizzata la composizione del microbiota intestinale in due popolazioni africane in Nigeria, una che è definita la popolazione urbana, insomma di una popolazione che è caratterizzata da diciamo certi livelli di se vogliamo industrializzazione e una popolazione rurale, prettamente rurale, caratterizzata da un'alimentazione quasi totalmente a base di vegetali e tuberi, e in assenza di acqua potabile, in assenza di farmaci, in assenza di igiene, opportune condizioni igieniche. Quindi, tenute in considerazione tutti questi fattori ambientali che abbiamo visto anche all'inizio, il risultato finale è stato che
nelle popolazioni nigeriane urbane che appunto sono andate incontro negli ultimi anni ad una certa, un certo sviluppo e industrializzazione, si è persa totalmente l'impronta del microbiota e della metabolomica, che è stata anch'essa studiata in questo studio sperimentale. E un altro fattore importante, ad esempio, i bambini e gli adulti della regione rurale di Bassa avevano un microbioma comparabile, che vuol dire che effettivamente la microbiota infantile si conservava anche poi nell'età adulta. E diciamo, mostrando un effetto, un tratto che a livello evolutivo chiamiamo neutenico, cioè in qualche modo la riproduzione di una stessa composizione del microbiota anche in età adulta. La cosa interessante è che il confronto del microbioma delle popolazioni nigeriane con urbanizzate con il microbioma delle popolazioni disponibili, delle popolazioni appunto industrializzate, occidentalizzate, a livello globale, per esempio, hanno confrontato questi studiosi il microbiota dei nigeriani con il microbiota anche di una popolazione italiana e di una popolazione, ad esempio, americana, e quindi tutti i contesti, se vogliamo, occidentalizzati. E la cosa appunto curiosa è che la suddivisione, diciamo, la presenza di una differenza fondamentale tra il microbiota di popolazioni rurali e quelle urbanizzate, tanto in Nigeria come ad esempio in Italia o in altri contesti, questa differenza si conserva. Quindi effettivamente la dieta svolge un ruolo importante, in particolare il processo di urbanizzazione e occidentalizzazione va di pari passo appunto al grado di transizione della microbiota da uno stile preagricolo a quello moderno. L'ultimo esempio che vi propongo è quello della nostra famosa e cara dieta mediterranea, che è stata e sta che è oggetto attualmente di numerosi studi epidemiologici, osservazionali e sperimentali, e che sembra effettivamente avere dei risultati molto, molto promettenti per quanto riguarda la salute, no? Dell'omeostasi metabolica a livello intestinale. È uno degli studi più, diciamo, importanti e famosi di intervento nutrizionale con dieta mediterranea, condotto proprio in Italia e nell'università della Federico II di Napoli, ed è uno studio che ad esempio anche qui ha combinato diverse scienze omiche, la metabolomica e diciamo, la composizione del microbiota, metabolomica sia fecale che cioè, propria dell'attività microbiotica, sia circolante, cioè nel sangue, proprio per vedere appunto l'effettiva funzione del microbiota. E quello che hanno visto è che effettivamente a seguito dell'aderenza ad una dieta mediterranea si è osservato l'aumento di generi batterici normalmente coinvolti nella digestione della fibra alimentare e quindi nella produzione di acidi grassi a corta catena, ma anche il metabolismo
degli acidi biliari secondari, che in particolare nella dieta mediterranea sembra essere associato a dei generi batterici specifici. A livello metabolico, questi risultati sono stati associati anche ad una maggiore sensibilità insulinica. E questi risultati, ovviamente, che sono specifici di questo studio, insomma, riportato qui nelle fonti, in realtà sono riproducibili anche in molti altri studi che sono stati condotti riguardo l'adozione di una dieta mediterranea. Quindi, sempre di più a favore del concetto per il quale l'associazione di una dieta equilibrata con una sufficiente quantità di fibra alimentare, soprattutto una moderata attività fisica e il contemporaneo basso consumo di dolci e bevande, per esempio zuccherate e carni e salumi e affettati, per esempio, possa effettivamente risultare in dei benefici per la salute metabolica e del microbiota intestinale. Per concludere, alimentazione, cancro e microbiota. Si tratta qui di una relazione che appunto, come hanno detto anche i relatori che hanno parlato prima di me, è una relazione che dobbiamo fare molta attenzione, in cui dobbiamo fare molta attenzione, perché è una relazione che sicuramente esiste, ma è una relazione per la quale non possiamo ancora generalizzare una, diciamo, dieta miracolosa per appunto tenere la cura del secolo. Questo non esiste nell'ambito del microbiota, in primis perché non siamo ancora in grado di definire con precisione che cosa sia un microbiota sano, in secondo luogo perché, come appunto saprete, il processo di carcinogenesi è un processo che è multifattoriale, nel senso che dipende da molti fattori ambientali. Il microbiota sicuramente in alcuni tipi di cancro svolge un ruolo molto importante, prevalentemente perché va a agire su quella disfunzione metabolica che abbiamo già osservato e definito in molte patologie croniche. E quindi non è possibile al momento parlare di un ruolo né causativo né diagnostico né terapeutico, nel senso che la ricerca ovviamente va nell'ambito, in quella direzione, insomma, l'obiettivo è quello di effettivamente identificare un'impronta del microbiota che ci permetta da un lato di diagnosticare, dall'altro di prevenire. Però, insomma, i work in progress, quindi abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di ricerca e soprattutto di interpretare bene i risultati che sono stati ottenuti fino ad adesso. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che noi siamo disponibili sulle piattaforme. Insomma, social, Facebook, Instagram, LinkedIn, ci potete trovare in tutte queste piattaforme. Grazie mille per l'attenzione e per avermi invitato a questa bellissima iniziativa.